Le foto scattate da un fotografo di passaggio mostrano i primi soccorsi ai sei baschi blu italiani feriti nell'attentato. Le condizioni di uno di loro restano critiche. Nella notte ha subito un intervento nello sforzo di salvargli un occhio colpito da schegge nell'ospedale di Sidone, dove è ricoverato insieme agli altri. L'ingente quantitativo di esplosivo è stato piazzato dietro un blocco di cemento al lato dell'autostrada per aumentare l'effetto della deflagrazione. Un lavoro da professionisti del terrorismo. Nello stesso luogo, 4 anni fa, un'altra bomba ha ferito 2 militari dell'UNIFIL irlandesi. A 1 chilometro di distanza c'è il campo profughi palestinese di Ain El Helwe, dove le forze armate del Libano, per accordi internazionali, non hanno giurisdizione e dove hanno trovato rifugio esponenti di gruppi dell'estremismo sunnita, molti di loro stranieri. In questa direzione guardano gli investigatori, mentre la stampa libanese sulla matrice dell'attentato avanza ipotesi più varie. La Siria come mandante per ritorsioni contro le sanzioni europee al presidente Assad o un avvertimento ai potenti del mondo riuniti per il G8. Il Libano è un paese fragile. Dove sceicchi salafiti come quello che vedete, Omar Bakri, nelle loro madrasse sostengono apertamente Al-Qaeda, piangono Bin Laden e lanciano invettive contro la presenza nella regione di militari stranieri, baschi blu dell'UNIFIL compresi.